Consideriamo un corpo rigido in rotazione attorno a un asse fisso, come una giostra o un ventilatore, o la carrucola che già conosciamo. Ogni particella del corpo rigido avrà la stessa velocità angolare omega, mentre le velocità trasversali di ciascuna particella sono il prodotto della distanza dal centro R della particella per omega. Ciò significa che le particelle più vicine all'asse si muovono più lentamente di quelle più lontane. Per calcolare l'energia cinetica totale, dovremo sommare l'energia di tutte le particelle espressa con la velocità trasversale v, oppure con la velocità angolare omega. Il prodotto delle singole masse per le loro distanze dal centro corrisponde al momento di inerzia I. Quindi possiamo scrivere l'energia cinetica come un mezzo I omega quadro. Se una fune avvolta attorno alla carrucola viene tirata con una forza costante F per un tratto delta S, la carrucola si sposta di un tratto delta F uguale a delta S su R. Il lavoro compiuto dalla carrucola è quindi F per delta S, ovvero F per R per delta F, ma F per R è la componente del momento meccanico lungo l'asse di rotazione Z.